Sì, siamo qui con Buscalferri, man of the match della serata, e oggi dopo il pareggio importantissimo ottenuto contro il Dolcenotte, detentore del torneo scorso, oggi grande risposta da parte del Buenaonda, oggi con 4 gol ha portato a casa questi 3 punti importanti. Le tue sensazioni? Allora, noi ci siamo allenati duramente questa settimana perché a noi non ci bastava questo pareggio contro i campioni e l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato vincendole tutte al girone di andata, ma poi ci siamo persi durante il percorso del viaggio. Quest'anno siamo ritornati con prepotenza e ce la batteremo fino in fondo per questo campionato. E secondo voi in che cosa si può migliorare e in che cosa si deve migliorare, se c'è qualcosa da migliorare in questa squadra? Allora, queste cose le sa il mister. Noi scendiamo sempre con la mentalità e il cuore di tutti questi nostri amici e vincerle tutte fino alla fine. Siamo qui con il dirigente del Nuova Taverna Nonna Anna, Riccardo Abbà, che deve commentare purtroppo questa sconfitta a caldo. E, insomma, diciamo, eravate illusi dopo la rimonta sul 3-2 del primo tempo, poi insomma è venuto fuori lo strapotere del Buenaonda, che quest'anno punterà ovviamente a vincere il titolo. E, comunque, come giudichi la prestazione dei tuoi, se comunque ti è piaciuta? Ma comunque è stata una buona prestazione, considerando che è la seconda volta che giochiamo tutti insieme. E siamo soddisfatti, purtroppo è arrivata la sconfitta, pensavamo di recuperare la partita, ma purtroppo abbiamo avuto poca mentalità per riacciuffarla. Appunto, è proprio la mentalità che comunque non ha permesso al nonna Anna di non riuscire a raggiungere il pari, e se è proprio questo il cruccio su cui si deve battere il nonna Anna per le prossime partite e per il proseguo della stagione. Ma sì, sicuramente le prossime partite andranno bene, anche perché, come ho detto prima, è la seconda volta che giochiamo insieme, ovviamente dobbiamo prendere ancora il ritmo per la squadra. Dobbiamo iniziare a giocare come squadra e non come in singolo, portare meno palla ma girarla di più. E purtroppo il risultato è quello che l'hanno detto in campo. Loro erano più organizzati, si vedeva, già da quando partivano in attacco avevano già degli schemi preimpostati e niente. E siamo qui con l'allenatore del Buenaonda, Chiusolo, e volevamo domandargli se secondo lei quest'anno si può ambire alla vittoria finale per quanto riguarda la vittoria del campionato del Buenaonda. Beh, certo, quest'anno con una squadra un po' migliorata in alcuni campi siamo riusciti a mettere su un buon blasone e lottiamo, sì, per arrivare fra le prime tre. Oggi abbiamo fatto una buona partita e c'è sempre però da migliorare sia in attacco che in difesa, e ce la metteremo tutta fino a fine campionato.